Allora, mi sono divertito a scrivere una cosina. Quando Anna mi ha chiamato e Alessandro mi hanno chiamato per presentare questa manifestazione, io, per dirla come direbbero in America, mi sono cagato addosso, perché Rino non è un cantante come tutti gli altri, è un simbolo, no? Poi io, avendo l'età dei datteri, io l'ho vissuto veramente, cioè quando ero ragazzino, adolescente, sentivo le canzoni di Rino e mi ero innamorato del suo modo di fare musica. E allora mi sono divertito a scrivere una piccola poesiola, una filastrocca, gliela dedico, se non gli piace è sempre pronto a lanciare un fulminaccio da lassù. Vabbè, eccola qua. Tra poco ci sarà il gran concerto. In tanti sono arrivati da lontano, tutti insieme sotto un grande cielo aperto, tutti per Rino, Rino Gaetano. Caro Rino, per me è molto dura la cosa stavolta, sta importante. Sono sincero, mi assale la paura, non sei soltanto un gran cantante, tu sei il poeta della gente, il tuo messaggio arriva così intenso, volevi essere libero e si sente, ma pochi ci hanno capito il vero senso. Chissà se da quel palco che pensavi durante le canzoni del concerto, la folla che saltava, tu guardavi ma non capiva il tono tuo sofferto. La gente che soffriva tu sentivi, volevi far riflettere e pensare, coi testi per quel tempo trasgressivi e il tono scansonato del giullare. La sorte poi ha deciso quel che è stato. Quel giorno la leggenda è cominciata e questo tuo pianeta tu hai lasciato. Così purtroppo è andata come è andata. Capisci quale compito mi attende? Io spero di essere degno del tuo evento. Se sbaglio, devi essere paziente. Di fronte a te, io piccolo mi sento.